Oggi siamo nel Borgo San Giovanni e abbiamo proprio qui vicino il vicolo San Gregorio, il quale vicolo ha un nome importante perché deriva da un tempio importante anch'esso che in età medievale era presente in fondo alla strada, quindi un pochettino all'esterno del Borgo San Giovanni. Era una chiesa, una delle prime chiese cristiane di Rimini, proprio nata nei primi secoli della cristianità. Era un tempietto a croce greca, cioè aveva entrambi i lati di eguale lunghezza, di eguale dimensione. E si reggeva la parte centrale su quattro colonne e in sommità aveva una cupola. Quattro colonne con quattro pilastri significativi, di cui ci sono rimasti avanzi. Aveva anche un campanile a base quadrata e sostanzialmente, giusto per farci un'idea, aveva somiglianze con il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. E come per quanto riguarda i monumenti ravennati, anche questa chiesetta di San Gregorio aveva importanti mosaici bizantini del V e VI secolo che avevano raffigurazioni simili appunto ai mosaici ravennati della stessa epoca. Infatti raffiguravano Cristo pastore contorniato da pecore, e le raffigurazioni dei quattro evangelisti, e tra l'altro sono importanti i ricordi di questi mosaici, di cui noi fortunatamente possediamo un qualche disegno che ce ne dà una idea. Dicevo importanti perché, in quanto bizantini, erano stati senz'altro visti, considerati, utilizzati dai pittori riminesi del 300, i quali, come è noto, si sono ispirati senz'altro e sono stati influenzati senz'altro dall'arte e dalle innovazioni portate da Giotto nella pittura trecentesca, però hanno sempre mantenuto una influenza ed un carattere ed una ispirazione ed un sentimento proveniente dall'arte bizantina, e quindi questa arte bizantina loro la vedevano e la potevano appunto utilizzare, potevano farsi influenzare da questa, proprio anche perché c'erano qui al Tempio di San Gregorio, al Tempietto di San Gregorio, questi esempi. Il Tempio successivamente è stato in parte manomesso, gli è stata costruita attorno una casa colonica, un porticato, e quindi è andato in decadenza. Poi nel 1786 ha subito i danni del terremoto e alla fine nel 1834 è stato demolito. Una cosa purtroppo triste ed una perdita grossa per la città di Rimini, che poteva appunto vantare anche una testimonianza religiosa e artistica dei primi secoli della cristianità e dei primi secoli del Medioevo.